segue, e io mi soffermerò sul lato giuridico relativo al cosiddetto diritto della proprietà intellettuale. Quindi approfondiamo un po' di questi concetti che vi ho già dato, cioè nel senso, il mio intervento potrebbe anche in 10 minuti fermarsi a questa parte delle slide, adesso approfondisco alcuni, metto il focus su alcuni concetti. Innanzitutto, che tipo di tutela abbiamo sui dati? Cioè, la legge che tipo di diritti prevede per i diritti di proprietà intellettuale sui dati? Abbiamo già detto, cioè, esiste o non esiste un copyright sui semplici dati? Cioè, sulla singola informazione, sul dato crudo, esiste o non esiste? La risposta è un no secco, mi raccomando. Cioè, non cadiamo nell'equivoco che la singola informazione, il singolo dato sia tutelato, sia appartenga a qualcuno solamente perché questo qualcuno l'ha misurato. Ok, il fatto che il Monte Bianco sia alto 4.852 metri non appartiene al primo che è andato a misurarlo. Ok, è un semplice dato, è un dato, come dire, crudo. Però c'è un però, che è un però non da poco. Nel momento in cui organizzo questo dato all'interno di una banca dati, allora si pone il problema del cosiddetto diritto sui generis. È un diritto che, ripeto, tutela non solo le banche dati creative, ma anche le banche dati che non rispondono a un criterio creativo, perché mira a tutelare l'investimento rilevante. Cioè, fare l'elenco telefonico, cioè organizzare l'elenco telefonico è un'attività stupida che può fare anche un file Excel banalissimo. Raccogliere tutti i numeri di telefono di tutta Roma è un'attività massacrante che probabilmente solamente uno o due soggetti in Italia sono in grado di fare correttamente. Quindi quello che tutela questo dato non è l'attività creativa, scusate, quello che tutela questo diritto, che vuole tutelare questo diritto, non è l'attività creativa, è la fatica e l'investimento che viene fatto per realizzare quella banca dati e tenerla aggiornata. Questo è lo scopo del cosiddetto diritto sui generis, che è un diritto che, vedete, è stato creato dall'Unione Europea con una direttiva del 96 e che quindi abbiamo solo noi europei. Fuori dall'Europa, ad esempio gli Stati Uniti, non hanno un diritto di questo tipo, tutelano le banche dati con il copyright o con le norme sulla concorrenza sleale, via dicendo, ma non hanno questo tipo di diritto. Quindi già il fatto che ci sia un certo diritto in Unione Europea e che non esista fuori dai confini dell'Unione Europea crea un po' di problemi in un mondo come quello di oggi, in cui tutto diventa globale, globalizzato, nel momento in cui siamo su internet. Okay? Quindi nel momento in cui, lo vedo con la Fondazione GEM, no? La Fondazione GEM ha progetti che sono global, sì, la G di GEM sta per global, e quindi hai a che fare con gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e il Cile. Hai un progetto con dati che vengono da questi quattro soggetti, ognuno ha le sue policy di dati, ognuno ovviamente ogni policy è ispirata alla loro legge, legittimamente, perché sono anche enti pubblici, quindi non potrebbero fare diversamente, e io che sono illegale devo cercare di parlare questi all'interno dei contratti con cui noi acquisiamo la sponsorizzazione, la partecipazione alla sponsorship, devo far parlare queste quattro fonti, cinque fonti completamente diverse, che devono poi finire nella platform, nell'OpenQuake platform, che è invece una piattaforma che integra tutti questi dati e che viene rilasciata con un'unica licenza, perché poi l'utente, quando arriva sulla platform, si può interrogare a seconda dei tipi di calcoli che fa, da dove vengono i dati, ed è un problema non da poco. Vabbè, comunque, quindi tecnicamente non sono i dati in sé a essere tutelati, ma le banche di dati o i dataset. In quali termini? Cioè, come funziona questo diritto sui generis? Questa è una slide, insomma, una lezione sul diritto sui generis, quando la faccio nei miei corsi, dura un'ora, solo per spiegare cos'è questo diritto sui generis, dove devo fare in 5 minuti, è un po' difficile, però questa è un po' la situazione. Le semplici informazioni e i dati e semplici informazioni crude non sono tutelate da nulla. Il database non creativo è tutelato dal semplice diritto sui generis. Il database creativo, che quindi risponde anche a criteri intellettuali raffinati, è tutelato sia da diritto sui generis che da un diritto d'autore. Quindi si sovrappongono le due tutele, ok? Un po' come il software negli Stati Uniti, che viene tutelato sia da diritto d'autore che da brevetto. Sullo stesso oggetto insistono due tipi di tutele, due tipi di dati, due tipi di diritti, okay? Che fanno due lavori diversi ma che agiscono sullo stesso oggetto. Ad ogni modo, se volete approfondire questa parte, cioè su come funziona il diritto sui generis, vi rimando ad una presentazione, una video lezione fatta abbastanza bene, che vi spiega tutto nella slide, c'è il link. Allora, capito come funziona questo diritto, ci dobbiamo chiedere quali sono le licenze per licenziare correttamente questo diritto, per
liberare le nostre banche dati da questo diritto. Quindi le licenze, la parola licenza vi deve venire in mente l'etimologia latina, licere, cioè autorizzare, cioè è un atto che autorizza, che libera, ok? Quindi quali sono le licenze che possono funzionare correttamente sui dati? Una domanda non da poco, perché se ci pensate, le licenze Creative Commons che tutti conosciamo, che sono le più diffuse per il blog, la musica, le immagini, in realtà nei primi anni del movimento Open Data non funzionavano bene sui dati. Perché? Perché semplicemente, per il motivo che vi ho spiegato prima, venendo dagli Stati Uniti, non avevano una clausola che licenziasse correttamente il diritto sui generis, che invece in Europa è fondamentale. Motivo per cui abbiamo iniziato a scrivere licenze locali come la IODL, la Italian Open Database License, oppure chi frequenta OpenStreetMap, la Open Database License, la ODBL, una licenza che serve, funziona benissimo, scritta molto bene da un gruppo di giuristi inglesi per OpenStreetMap, ma poi lacrime e sangue quando tu devi farla parlare con altre licenze che fanno magari lo stesso lavoro, ma che hanno le clausole non compatibili. Motivo per cui, ad esempio, noi a GEM abbiamo ancora problemi a prelevare dati da OpenStreetMap per poterli utilizzare nelle nostre piattaforme, perché poi c'è il problema dello share alike che non funziona come lo share alike delle Creative Commons. Cosa è successo? In quegli anni, appunto, hanno iniziato a scrivere nuove licenze europee per licenziare i dati, ma poi, per fortuna, Creative Commons con le 4.0 è arrivata e ha aggiornato le sue licenze in modo tale che funzionassero correttamente anche in Europa sul diritto sui generi. E quindi le Creative Commons ottengono questo risultato, no? Sono 6 licenze, le potremmo collocare in questa gamma da grigio, da bianco, da nero a bianco, con delle sfumature di grigio. Le sfumature non sono 50, non ho potuto mettere 50, sono la battuta non mi veniva. Però sono 6 sfumature di Open, sono 6 più 1 perché c'è anche il pubblico dominio, cioè hanno creato un waiver che si chiama CC0, che solitamente sulle banche dati è il massimo della soluzione migliore, perché è quello che libera completamente da tutti i diritti un dataset e crea un pubblico dominio artificiale. E poi da qua in poi, per il pubblico dominio è lo status in cui cadono le opere di cui i diritti sono scaduti, tutti i diritti sono scaduti, no? Noi per replicare un pezzo dei Promessi Sposi non dobbiamo più chiedere ai parenti di Manzoni un'autorizzazione, perché viva Dio, sono passati 70 anni dalla sua morte e quindi non c'è un diritto d'autore. Ok, per creare questa stessa situazione prima che l'autore sia morto a più di 70 anni, dobbiamo applicare il CC0, che è il pubblico dominio, un waiver, un atto di rinuncia dei diritti che crea un pubblico dominio artificiale, possiamo dire. Poi partendo da qua, dalla parte destra della slide, andando verso di là, verso la parte scura dove ci sono tutti i diritti riservati, abbiamo le varie sfumature previste da Creative Commons, che sono appunto 6. Solamente alcune sono coerenti con la definizione di open access e open science data. Perché? Perché ad esempio per una licenza ha un famoso non commercial, cioè il fatto che il titolare dei diritti si riservi gli utilizzi commerciali. Il riservarsi gli utilizzi commerciali non è coerente con le principali manifesti, diciamo, sul open access e open science data. Anche il fatto che il titolare dei diritti si riservi la modifica, la possibilità di fare modifiche, quello che praticamente si chiama no derivative, cioè no, non opere derivate, è anche lui fastidioso, soprattutto perché deve fare attività sui dati, no? I dati servono per essere miscelati, modificati e utilizzati insieme ad altri dati. Se tu mi dai un no derivative, mi hai già tolto buona parte del divertimento. Comunque, queste sono principalmente le licenze che abbiamo ancora oggi. Questo schema l'avevo fatto io per il libro che vi ho fatto vedere prima, quindi è già del 2014, il mio libro Fenomeno Open Data, e poi è stato ripreso quasi pari pari, quindi è solamente la grafica, nelle linee guida sull'Open Data rilasciato dall'AGI dell'anno successivo, 2015. Quindi vedete, o una dichiarazione di pubblico dominio, il CC0, o l'ODC-PDDL, che è la stessa cosa fatta da quelli di Open Data Commons, cioè dagli inglesi, e oppure delle vere e proprie licenze. La licenza è, come capite, è un atto in cui il titolare dei diritti tiene ancora la titolarità dei diritti. In questo caso, a destra, la dichiarazione di rilascio di pubblico dominio, il titolare si libera completamente dei diritti sul dataset, quindi è un pubblico dominio. In questo caso, con le licenze, invece, il titolare dei diritti mantiene un legame con le sue opere, con i suoi diritti d'autore, o diritto sui generis in questo caso,
e autorizza alcuni usi dell'opera secondo quello che dice la licenza. E abbiamo delle licenze che richiedono l'attribuzione e l'applicazione della cosiddetta, del cosiddetto share alike, cioè devi mantenere la stessa licenza anche sulle derivate, anche sui dataset derivati, oppure con la semplice richiesta di attribuzione, che è, secondo me, la soluzione migliore. Cioè, più siamo radicali con il rilascio di dati e meno creiamo problemi poi a valle a coloro che vorranno utilizzare i nostri dati. Quindi se l'obiettivo è permettere che il nostro dato venga utilizzato, la scelta è più stiamo a destra di questo schema, meglio è sostanzialmente. L'open data è una normativa italiana. Da un po' di tempo si parla di open data, insomma il dibattito è già da fine del 2008-2009 che si è iniziato a trattare il tema, per poi arrivare a trattarlo all'interno di alcune norme di legge. Nella legge sul diritto d'autore non si parla minimamente di open data, e adesso vi faccio vedere dove sono andate a infilare le norme. Cioè, qui avevamo nella legge sul diritto, abbiamo tuttora nella legge sul diritto d'autore un articolo 5 che ci dice che le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiana che straniera. Cioè, non c'è diritto d'autore sui testi degli atti ufficiali, solo sui testi degli atti ufficiali. È una norma molto restrittiva, cioè come approccio. Non hanno detto su tutto ciò che è prodotto dalla pubblica amministrazione, solo sui testi degli atti ufficiali. Quindi prima dobbiamo capire cos'è atto ufficiale. Una delibera, una legge, una sentenza, i provvedimenti del garante che abbiamo visto prima. Cioè, per il nostro collega di prima, per replicare nelle sue slide i provvedimenti del garante del TAR, non ha dovuto telefonare alla cancelleria del TAR per farsi dare un'autorizzazione dal punto di vista del diritto d'autore. Nonostante il nome del giudice ci sia, sotto la sentenza c'è il cognome del giudice che la firma, quindi è l'autore dal punto di vista creativo, intellettuale. Però, in quanto atto ufficiale, c'è l'articolo 5, però l'articolo 5, come vedete, ha una portata abbastanza ristretta, non agisce sulle banche dati, non agisce su, ad esempio, ci si chiede, ad esempio, nell'ambito della pubblica amministrazione, il piano regolatore di un comune è un atto ufficiale? Risposta sì, perché deve farlo, non è che il comune sceglie o no di farlo, è un suo obbligo giuridico, una sua missione istituzionale fare il piano regolatore, però non è un testo, quindi ci si chiede se si agisca o meno. Questa norma andava riscritta, nel senso che con la vendita, è una norma scritta nel 41, quindi è rimasta così, forse nel 41 poteva avere senso. Bastava riscriverla, no, troppo semplice. Allora cosa hanno fatto? Hanno complicato la questione, andando a infilare un principio che tocca squisitamente il diritto d'autore in una norma che con il diritto d'autore non c'entra nulla. L'hanno infilata all'interno del nostro amico codice dell'amministrazione digitale, che chi appunto soffre di diritto amministrativo conosce meglio di me. Cioè è un decreto legislativo del 2005 che contiene tutte le norme per il funzionamento in senso digitale della pubblica amministrazione, una norma anche molto avanzata su certi, la parte sulla firma digitale, così è una norma che era molto avanti quando è arrivata. Allora cosa hanno fatto? Hanno inserito all'interno dell'articolo 68 una definizione di dati di tipo aperto, no? Che sono dati che si intendono, che hanno queste caratteristiche, sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permette l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali in formato disaggregato. Okay? Quindi vedete, una licenza che dica non commercial non funziona, non è compatibile con la definizione per legge. Sono accessibili attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formato aperto, ai sensi della lettera A, che rimanda un'altra definizione, sono adatte all'utilizzo automatico da parte di programmi per il laboratorio e sono provviste per attività di metadati, quelli che noi chiameremo in un'unica parola machine readable. Okay? Sono resi, terzo requisito, sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese reti telematiche pubbliche e private, perché dire tutto in una parola unica internet non si poteva, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Quindi questa è la definizione di open data, però il principio l'ha infilato nell'articolo 52, il cosiddetto open by default, cioè figlio del famoso decreto crescita 2.0, uno degli ultimi atti fatti approvare dal governo Monti prima delle dimissioni, prima di cadere. Tant'è che si rischiava addirittura che non riuscissero a convertirlo in legge, perché il governo Monti ha dato le dimissioni, mi ricordo, per Natale, e il decreto era di ottobre, quindi c'erano i 60 giorni e ci eravamo tutti chiesti, ma adesso non è che riusciranno a farla decadere, invece per fortuna è stata convertita in legge 221 del 2012. Prima nota del decreto crescita 2.0 e poi la legge dello Stato. Però senza andare a toccare la legge sul diritto d'autore, cioè non hanno modificato l'articolo 5, hanno infilato, hanno aggiunto una norma in più nel codice dell'amministrazione digitale, che è l'articolo 52,1,
che è stato ribattezzato accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Dice che i dati, i documenti che... il testo è un po' cambiato qua, perdonate, ve lo aggiungerò, però il concetto è lo stesso. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione della licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. La leggo fino a qua perché in effetti il finale è cambiato, però rimanda comunque ad una definizione contenuta in un'altra norma. Soprattutto, vedete, è un giro per cui... crea un giro strano per cui se la pubblica amministrazione rimane inerte, allora il cittadino può trattare il dato come se fosse aperto. In altre parole, la prassi corretta è che l'amministrazione applichi una licenza open seguendo le linee guida già indicate dal Ministero. Se però per inerzia, ignoranza, incompetenza, perché non vuole fare scelta politica strategica della pubblica amministrazione, non vuole mettere nessuna licenza, il cittadino che si trova di fronte a un dato della pubblica amministrazione senza licenza lo può utilizzare come se la licenza ci fosse, ok? Quando appunto, ripeto, bastava dire che non c'è un copyright sui dati della pubblica amministrazione, ma bastava aggiungere due righe all'articolo 5 della legge sul diritto d'autore. Vabbè. L'anno successivo, il 2012, successivo al 2012, che è l'approvazione del cosiddetto Open by Default, il concetto di Open by Default è stato rafforzato dal decreto trasparenza, non ne parlo qui perché è stato dettagliatamente già citato. Però qual è il passo in più? Il fatto che siano stati indicati dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, perché l'Open by Default dice se pubblichi un dato e ti dimentichi di mettere la licenza, la gente lo può utilizzare liberamente, ma la pubblica amministrazione potrebbe anche non pubblicarlo il dato, e quindi l'Open by Default non scatta. E allora, in alcuni casi, obbligo di pubblicare. E sanzioni per i dirigenti, cosa importante, soprattutto in un sistema giuridico come quello italiano, per cui sai, se intanto non mi possono fare nulla, quindi so che in teoria si dovrebbe fare, ma tanto non c'è una sanzione e quindi non lo faccio. Invece con questo meccanismo i dirigenti hanno cominciato a tenere la schiena un po' più dritta e a guardarsi attorno, perché caspita, qua mi penalizzano e ho delle sanzioni concrete. Però ripeto, ne abbiamo già parlato, poi con la trasparenza ci sono, sulla trasparenza, persone molto più esperte di me. Poi è arrivato il passo successivo, che è quello del FOIA, che definisce allarga l'elenco di dati di pubblicazione obbligatoria e criteri del processo civico. Qua è una slide che lascio più che altro come riferimento per chi poi legge le slide, ma non è materia mia. Arriviamo finalmente a parlare, così chiudo la parte sugli open science data, open research data. Quindi capito che cos'è l'open data, capiamo se si applicano quei principi che abbiamo detto finora anche al mondo scientifico. Perché, come abbiamo detto, la trasparenza in sé ha più la funzione di permettere al cittadino di verificare che la pubblica amministrazione funzioni correttamente. Quando parliamo di scienza, non ha solo questa funzione, ma anche quella di permettere agli altri scienziati di aggiungere pezzi alla scienza. Cioè, tu da questi dati sei riuscito a dire questo, io ho delle competenze diverse, dagli stessi tuoi dati riesco a dire delle cose, a trarre delle conclusioni in più, no? Nell'ambito del rischio sismico, quelli che si occupano di hazard riescono ad arrivare fino a un certo punto, poi arrivano i rischisti, dicono un'altra cosa, sempre dagli stessi dati. Ok? Scusate, uso il gergo che ho acquisito per osmosi in questi anni. Quindi, open science data, definizione da Wikipedia, però mi sembra che in questa sede non sia superfluo, perché sono un sottoinsieme degli open data relativi al mondo scientifico. Quindi, un tipo di open data mirato a pubblicare le argomentazioni e i risultati delle attività scientifiche in modo che possano essere analizzati e riutilizzati da chiunque. In realtà se ne parla da molti anni, cioè in realtà dopo farò vedere una slide, ne parlava anche Galileo, cioè mette a disposizione tutte le informazioni per consentire la riproducibilità delle tue constatazioni, delle tue conclusioni. Se ne parla di open science data dagli anni 50, del dibattito diciamo contemporaneo e moderno, però è stato l'avvento di internet e delle tecnologie che abbiamo oggi, negli ultimi 10 anni forse, anche i social, a cominciare a far venire il prurito agli scienziati e dire ma dammi anche il dataset, non darmi solamente il paper di 5 pagine con 4 grafici, dammi il dataset che i grafici me li faccio io. Questa cosa fino a pochi anni fa era difficile da fare perché i dati pesavano, c'era un problema di formato, di tecnologia, adesso in realtà ci sono anche delle piattaforme come Zenodo, ad esempio, che permettono di condividere dataset. Vabbè, l'Unione Europea preferisce invece che parlare di open science data, open research data, ma ripeto, lato mio sono la stessa cosa.
è che magari troverete, se leggete dei documenti legati ad esempio ad Horizon 2020, troverete Open Resource Data, non è la stessa cosa. Quindi l'open data, l'open resource data ha anche questa funzione di far diventare la scienza quella che dovrebbe essere fin dalla sua come dire, definizione dell'epoca rinascimentale moderna. E da quando si sono diffusi i dataset, guarda caso, sono aumentate le ritrattazioni all'interno dei paper. È vero che in un ambito come quello della fisica forse funziona meno, ma in altri tipi di scienze, soprattutto in ambito farmaceutico-medico, guarda caso, nel momento in cui metti fuori i dati, allora alcuni scienziati che 3 anni prima avevano detto una cosa dichiarata come oro colato, cominciano a correggere il tiro. Perché? Perché qualche collega ha preso i dati e ha detto guarda che non è proprio così. Forse è così. Al di là del fatto che ci sia malafede o meno, capite perché è delicata la questione? Perché ovviamente gli scienziati hanno un po' di resistenza da mettere fuori i loro dati, perché è un modo anche per esporsi a critiche di carattere non puramente amministrativo, come abbiamo visto prima, cioè non solo abbiamo fatto quello che la legge prevede, ma anche ho operato correttamente dal punto di vista scientifico e ho detto delle cose corrette e intelligenti. E questo, il blog che vi segnalo è Retraction Watch, cioè Osservatorio delle Ritrattazioni, è molto divertente, io non sono scienziato quindi non ho tutte le competenze per capirlo, però è un tizio, è uno scienziato che tiene traccia delle varie ritrattazioni fatte da singoli autori sulla stessa materia, e ce ne sono alcune davvero divertenti. Approfondimento 5, Open Access e Open Science Data, trovo di giuridici e scelte strategiche, cioè siamo o non siamo obbligati dalla legge a rilasciare i dati in formato aperto, in modalità open, quindi con licenze open, oppure è solamente una scelta strategica, oppure sono entrambe le cose. Open access, quindi, esiste o no un chiaro obbligo di legge? In realtà, anche qui sono tornato a parlare di open access, quindi puramente delle pubblicazioni scientifiche, perché su questo spesso si discute se ci sia già una legge che ci obbliga, in quanto enti pubblici, a rilasciare in modalità open, quindi con licenze open i nostri paper, i nostri articoli, su riviste che siano open access. In realtà sarebbe anche qua troppo semplice, perché se ci fosse una legge che dice chiaramente che tutti devono rilasciare, tutti i ricercatori di università pubbliche, centri di ricerca o centri istituti nazionali come il vostro devono pubblicare in open access, non avremmo dubbio. Invece ci sono norme abbastanza farraginose, in compenso abbiamo linee guida, circolari, indicazioni, progetti, libri bianchi, manifesti, ogni anno se ne aggiungono, policy. Però, come cercherò di far capire, ho letto anche la policy che mi ha mandato dell'INGV, bellissima, adesso un sacco. Il problema non è fare le policy, il problema è farle e seguirle. Le policy tutti le hanno, tutti gli enti, gli Atenei hanno le 71 Atenei hanno aderito alla dichiarazione di Berlino, no? Poi vai a vedere quanti di questi 71 davvero pubblicano costantemente in open access. Pochissime, oppure solamente in una percentuale molto molto ristretta. Quindi il problema non è tanto giuridico, ma è strategico e è di volontà politica. Abbiamo una norma molto timida, nel 2013 è stata fatta una norma che dice che i soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano nella loro autonomia le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50%. Cioè se tu prendi più del 50% per finanziare dei soldi da una fonte pubblica per finanziare una ricerca, non è che devi pubblicare in open access, devi adottare una policy nella tua autonomia. Quindi capite come è una norma pilatesca, dice la legge, il legislatore nazionale dice io ti ho detto che devi fare tu una norma che poi ti porti a fare quello. Ok? Quindi dietro il velo del rispettare l'autonomia dei vari enti, in realtà hanno fatto una norma che è poco efficace, un po' monca. Vabbè, e poi c'è una definizione di cosa si intende per accesso aperto, si realizza tramite la pubblicazione da parte dell'editore, ovviamente prima ci sono, diciamo, concetti che adesso in questa sede non è il caso di ripetere, cioè, li conoscete probabilmente, oppure basta leggere la slide e li trovate. Vedete, queste sono le principali dichiarazioni sull'open access. Già da 15 anni, anzi di più, ormai 17 anni si parla di open access. A Budapest nel 2001, a Berlino nel 2003, che è la dichiarazione vera sull'open access, che definisce che cosa si intende per open access a livello internazionale. Nel 2004 la CRUI ha
ha aderito alla Dichiarazione di Berlino e ad oggi siamo 71 atenei aderenti, come vi ho detto prima. Nel 2014, quindi molto più recente, è arrivato Horizon 2020, che anche se non ha detto tutto deve essere open access, ha detto sostanzialmente che se prendete i soldi dai progetti Horizon 2020 devi comunque poi condividere i risultati, quindi di fatto realizza lo stesso effetto non con una norma giuridica ma con un meccanismo quasi contrattuale, cioè io ti do i soldi a condizione che tu poi rilasci in open access, no? Ed è esattamente questo, cioè l'erogazione del finanziamento per una ricerca può essere condizionata al fatto che l'ente percipiente rilasci i risultati con approccio open. Quindi c'è anche, non c'è una norma giuridica che lo dica, c'è un meccanismo contrattuale di bando per cui tu partecipi a questa gara, sappi che lo scriviamo già direttamente nel bando e questo, i risultati di questa ricerca dovranno essere rilasciati in open access perché tu hai preso soldi che sono condizionati a questa regola. Le linee guida di Horizon 2020 hanno iniziato anche ad andare sul tema dei dati della, della ricerca scientifica. Quindi il documento di riferimento in quest'ambito sono le Guidelines on Fair Data Management in Horizon 2020. C'è un link, dopo lo andate a vedere. Fair è stato findable, accessible, interoperable and reusable. I dati devono essere, un dataset scientifico deve essere facilmente reperibile, accessibile, interoperabile e riutilizzabile. Accessibile vuol dire non solo che ci possa accedere, anche accessibile dal punto di vista dell'accessibilità in senso più nobile, cioè il fatto che anche soggetti deboli che hanno un certo tipo di disabilità o di difficoltà a utilizzare la tecnologia debbano essere agevolati, ok? Si legge quindi, please note the distinction between open access to scientific peer review publication and open access to research data. Quindi tenete distinto cosa si intende per accesso aperto alle riviste, alle pubblicazioni scientifiche e invece accesso aperto ai dati della ricerca. Le pubblicazioni sono già un'obbligazione, per, già un obbligo per Horizon 2020, cioè gli articoli, i paper, i report, le infografiche, i poster che vengono prodotti su finanziamento Horizon 2020 già lo dice, quindi da, già dal 2014 sono obbligatoriamente da pubblicare in open access per quel meccanismo, come, come vi ho detto, contrattuale. I dati, ecco, sui dati la Commissione Europea è un pochettino più flessibile, perché, perché è una frontiera nuova, e quindi si sta ancora esplorando, c'è un progetto pilota che però vuole mirare alla fine di Horizon 2020, quindi ovviamente dopo domani, ormai siamo all'inizio del 2019, ad arrivare anche a un costante rilascio di dati della ricerca sotto il cappello di Horizon 2020. Qua dice appunto, while open access to research data, quindi la Commissione riconosce che a volte ci sono, cioè nonostante il concetto generale sia che i dati devono essere quasi sempre resi disponibili open, in modalità open, la, la Commissione Europea riconosce che a volte ci sono buone ragioni per non diffonderli, allora prevede il cosiddetto meccanismo dell'opt-out, se ci sono ad esempio segreti industriali, se ci sono questioni di privacy, pensate a tutta la ricerca medica, farmaceutica, dove ci sono dati che possono, se, se rilasciati in modo non, non correttamente anonimizzato, possono portare a riconoscere poi le varie persone che sono state oggetto di studio e quindi quello va a toccare un dato cosiddetto sensibile perché c'è, in, c'è di mezzo la, la salute delle persone. Però ecco, si tenga presente, come dico qua alla fine, che l'opt-out va sempre motivato. Cioè, non basta dire, ah, opt-out, io clicco, faccio flag sul fatto che non ti voglio dare il dato. No, mi devi spiegare perché la, la Commissione Europea, cioè, chi gestisce il progetto Horizon 2020 vuole sapere qual è delle motivazioni previste, quella che tu invochi affinché non venga condiviso il dataset. Quindi, come vedete, già siamo ad un livello abbastanza avanzato. Questa è una, un estratto di un'infografica fatta molto bene che è citata qua sotto, rilasciata sul, sul sito della Horizon 2020, risale già al 2016, quindi come vedete sono un paio di, già un paio d'anni che si parla di questi argomenti in modo abbastanza chiaro. As open as possible, as closed as necessary, cioè il più open possibile e chiuso solo quando è necessario. Okay, questo è il concetto generale. E vedete, i casi in cui ci possono essere, ci può essere l'opt-out sono la privacy, intellectual property rights, ad esempio brevetti, il fatto che c'è quello che nell'ambito delle pubblicazioni è chiamato l'embargo, per cui a volte si vuole mantenere segreta l'informazione per poter arrivare poi a monetizzarla maggiormente
attraverso un brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale, e poi My Teacher Protest Project Name Object. Questi argomenti li lascio trattare più che altro appunto chi si occupa di scienza. Io appunto non sono uno scienziato, mi faccio più che altro portavoce di questa istanza. Nel libro, quello sull'open access, c'è la parte di Elena Giglia, molto interessante, lei è una bibliotecaria che però ha fatto anche una tesi di master proprio sulla comunicazione scientifica, che mette in crisi anche i meccanismi di valutazione della scienza. Il nostro amico Impact Factor, che viene spesso utilizzato dagli editori come divinità, invece da studi recenti abbastanza solidi è stato più volte messo in crisi. Quindi, se non c'è un obbligo giuridico, allora questo è un obbligo che ci autoimponiamo, cioè come ente possiamo adottare una chiara policy interna, per cui non facciamo solo quelli bravi che ai convegni dichiarano di essere open access e sul sito si dichiarano open access, ma facciamo gli open fino in fondo anche nella prassi giornaliera. Quindi se non arrivano norme chiare dall'alto, possiamo sempre essere noi a darci delle norme, perché sono capaci tutti a fare quelli open quando è obbligatorio essere open. Certo, se io faccio l'open solo quando ho un obbligo chiaro per essere open, chiaro, così se no sono davvero capaci tutti. Invece, vedete l'esempio della Fondazione Gemma, ma anche l'esempio di NGV può essere valido. Io porto questo perché lo conosco più da vicino. Oggi si parla di trasparenza, quindi avrei dovuto portare un esempio di un'organizzazione pubblica, però dopo delle policy di NGV c'è già il redattore che ne parla dopo di me per più di 40 minuti, quindi non ha senso. Io vi porto il caso di un ente che è in realtà di diritto privato. Ah, vabbè, un po' meno. Io porto l'esempio di un ente di diritto privato che in realtà prende però... cioè, all'interno dei suoi soci sponsor, governor, cioè che hanno diritto di voto all'interno del governing board, ha anche soggetti pubblici. Per l'Italia, ad esempio, c'è la Protezione Civile, e poi ci sono state varie collaborazioni tra gli NGO sotto forma non di sponsorship, ma di progetti di collaborazione. Quindi vedete, i principi guida della Fondazione GEM sono collaborazione, credibilità scientifica, openness, e arrivare al bene pubblico. Questo è un po', questa slide è presa da una presentazione di Paul Henshaw, che è il direttore generale esecutivo della fondazione, che trovate qua in questo link, quindi tutta la presentazione la trovate online. E questo è un po' il giro che fanno i dati raccolti dalla Fondazione GEM, messi poi a disposizione attraverso la piattaforma OpenQuery, che ha sotto anche un software importante, per cui c'è anche un server che mi sembra che si chiami Winston, che ha dei nomi personalizzati delle macchine, e per cui se volete fare dei calcoli particolarmente pesanti potete attraverso la platform farli fare al server di GEM. Però ecco, vedete come girano i dati? Questi sono dati che vengono ad esempio da progetti regionali, che poi entrano nell'engine, che poi vanno sulla piattaforma, ed è un circolo virtuoso, per cui dati forniti sia da enti pubblici o da enti privati diventano poi la base per fare calcoli di rischio sismico, sia per quanto riguarda l'hazard, sia per quanto riguarda il rischio, sia per quanto riguarda quello che loro chiamano social vulnerability, cioè come un terremoto, un evento sismico può impattare non solo dal punto di vista puramente fisico o geofisico o strutturale, ma anche dal punto di vista economico, sociale. Ok, e quindi c'è un'attività di scientific stakeholder community, cioè possono tenere d'occhio quello che viene fatto all'interno della fondazione. Nella fondazione ci sono tra i soci governor, tra gli sponsor governor, soggetti che sono sul mercato in conflitto tra loro, cioè sono concorrenti, ok? Aziende che fanno riassicurazione o che fanno consulenza ingegneristica per il rischio sismico, che guarda caso sono nel mercato con confliggenti, portatori di interessi concorrenziali, ma scelgono di partecipare allo stesso gioco all'interno di una fondazione no profit. Perché? Perché è un modo per, passatemi il termine, anche guardare le carte degli altri e giocare a carte scoperte. Quindi è un modo anche per tenersi d'occhio l'uno con l'altro, nello stesso tempo di condividere alcuni sforzi che non ha senso continuare a rifare, cioè non ha senso continuare a
inventare la ruota più volte, quando possiamo condividere attraverso una piattaforma open dei dati che tanto comunque servirebbero poi a tutti e porterebbero aggiornamento a tutti. Ed essendo in ottica open, viene meno anche quel senso di quel rischio del controllo, il fatto che una piattaforma messa online da un soggetto che poi sul mercato vende servizi su quel tipo di prodotto, non abbiamo la certezza che siano dati davvero affidabili, perché poi ovviamente si deve vendere dei servizi annessi e connessi. E invece in questo caso il fatto che sia tutto open e appunto sia dal punto di vista del software che delle licenze per i dati, permette una maggior chiarezza e trasparenza nell'operato, diciamo tenere d'occhio l'operato della fondazione, ma anche degli enti che partecipano alla fondazione. Quindi, vedete, sono i tre punti cardine: credibilità, collaborazione e contributi. Per credibilità, modelli probabilistici sono imperfetti, questa è una cosa che ho imparato un po' questo anno di lavoro. Quindi, conoscere i limiti dei modelli facilita, diciamo, la selezione e l'uso. Alcuni dati sono incompleti, ma sono tutti migliorabili. Migliorare dataset e modelli con contributi di tutti, se chiediamo ad altri di condividere i loro dati, dobbiamo condividere i nostri. E poi collaborazione tra vari stakeholder, che appunto, come vi ho detto, a volte sembrerebbero in conflitto, ma invece decidono in questo campo di giocare la stessa partita. E quindi l'approccio open riduce gli ostacoli alla collaborazione, cioè il fatto che ad un soggetto si chieda di condividere dei suoi dati, solitamente insomma dalle aziende private c'è un po' di ritrosia, ma come, perché ti devo condividere i tuoi dati? E tu gli spieghi, no, perché anche tutti gli altri stanno condividendo, quindi stiamo mettendo tasselli per un unico edificio insieme. Allora in questo caso si abbassano quelle difese psicologiche che tipicamente possono nascere nel momento in cui si chiede di condividere il proprio lavoro, magari investimenti di anni per arrivare a realizzare, a raccogliere dei dati. E quindi arriviamo a questa conclusione, cioè qual è il senso dell'open access e soprattutto dell'open science? Vedete, questa è una slide presa dal sito whyopenresearch.org, che vi invito ad andare a visitare, avevamo qua come spunto di approfondimento. Vedete, stimolare l'innovazione, accelerare la scoperta, facilitare la collaborazione, scambiare conoscenza, condividere conoscenza, incoraggiare la citizen science, cioè permettere anche al singolo cittadino che magari non è un ricercatore degli NGV, però ha competenze perché magari ha avuto nel suo passato una fase in cui si è occupato di rischio sismico, che magari permettere anche a questo singolo di aggiungere un piccolo tassello. O segnalargli che c'è un errore, banalmente. Improve reproducibility, cioè incentivare e aumentare la possibilità di riprodurre e diffondere i dati e incentivare la diversità di prospettive, la differenza di prospettive, per arrivare appunto anche a un accesso, un incremento dell'accesso alla scienza e all'educazione. Questi sono poi gli obiettivi che si pone il movimento che spinge per l'open science, per l'open science data. Niente, nel senso, confido che vogliate poi seguirmi sui social, rimanere in contatto e che abbiate apprezzato questi miei spunti. Sono tante cose messe un po' insieme, però confido che magari si fungano, diciamo, come base per un ulteriore approfondimento. Il materiale ce n'è davvero tanto. Già dai link che vi ho dato in queste slide potete andare avanti per ore e ore. Grazie.